so you can get in and don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Con questa nuova puntata della nostra web serie e Calatornalo Vile con Dario Capogrosso. Ciao a tutti, buongiorno gente. Ciao a te Dario, oggi parliamo del cane da guardia, il pastore maremmano abruzzese che tu allevi. Sì. Si può considerare un cane da guardia? Il pastore maremmano abruzzese può essere anche considerato un cane da guardia, come abbiamo visto anche nelle scorse puntate, le caratteristiche precipue del pastore maremmano abruzzese sono un po' differenti, quindi lui è un custode del gregge e la sua aggressività tendenzialmente è mirata principalmente nel fare deterrenza nei confronti del predatore. Queste sue comunque caratteristiche di diffidenza, quindi deterrenza e territorialità possono essere traslate tranquillamente per la custodia della proprietà e quindi il cane può essere in alcuni casi definito anche un buon cane da guardia, ma non tutti. Qual è quindi la tua definizione di buon cane da guardia? Allora, la definizione di cane da guardia, secondo me, secondo appunto quelli che sono i principi della Federazione Cani da Guardia di cui faccio parte, sono abbastanza seri e severi. Quindi il buon cane da guardia è il cane affidabile, che evita assolutamente l'intrusione all'interno della proprietà dell'intruso con ogni mezzo. Quindi non è il cane che quando si entra scodinzola, ma il cane che assolutamente impedisce l'ingresso di uno sconosciuto della nostra proprietà con vari strumenti che il cane ha a disposizione, che il cane ha a disposizione. E quali sono le caratteristiche che fanno di un cane da guardia un buon esemplare? Allora, difficile dire in due parole, ma comunque il cane da guardia potrei dire che si sono individuati, abbiamo individuato vari punti che caratterizzano appunto il buon cane da guardia. Il buon cane da guardia deve essere affidabile, il buon cane da guardia deve essere coraggioso, deve essere rustico, deve essere un buon ritualizzatore ed un buon comunicatore, deve essere diffidente, deve avere una certa dose di aggressività, deve essere equilibrato e con una piccola dose di combattività. Queste sono le caratteristiche secondo me, secondo appunto chi si occupa nella Federazione Cane da Guardia del cane da guardia, che un cane da guardia deve avere per essere chiamato e definito tale, quindi il vero cane da guardia. E all'interno dei maremmano abruzzesi possiamo identificare molto spesso degli ottimi cani da guardia. Altre razze, oltre al pastore maremmano abruzzese, adatte a questo? Sicuramente ce ne sono molte e ti dirò di più, anche alcuni meticci sono ottimi cani da guardia, possono diventare ottimi cani da guardia, non è tanto appunto la razza dà ovviamente un'indicazione, ma in realtà è l'attitudine del singolo soggetto. L'ottima cosa appunto nelle razze del pastore guardiane, secondo me, sono assolutamente le migliori come cani da guardia, da cui, come dire, il pool genetico da cui pizzicare e tirare fuori ottimo cane da guardia, per una caratteristica secondo me fondamentale, l'affidabilità e la comunicatività di cui ti dicevo poc'anzi. Sono cani che ovviamente sono molto affidabili e secondo me l'affidabilità è una delle cose principali. Quando si acquista un cane, noi vogliamo un cane che ci faccia sentire sicuri in casa nostra, non vogliamo doverci preoccupare della reazione del cane. E tutte le razze del pastore fondamentalmente hanno questa grande caratteristica di essere affidabili, di essere equilibrati e comunicativi. Quindi prima di agire, prima di intervenire, comunicano, rindiano. Se ci fosse qualcosa che non va, il cane in qualche maniera fa capire con la sua postura, e poi sarebbe appunto la riconosce, appunto utilizzando i muscoli periciali che alzano i peli della schiena. Tu capisci dalla sua mimica che il cane non è amichevole, ma comunque ci sta dicendo stammi lontano, è in allerta, stammi lontano. E questa è una grande caratteristica, quindi ecco che rende il cane da pastore, quindi magari anche da guardia, molto più affidabile di altre razze moderne che fondamentalmente intervengono in base.
basta. Senza preavviso. Senza preavviso. Il cane da pastore è mediamente un cane che avvisa sempre. Insomma, sono segnali da non trascurare. Parleremo anche dell'equilibrio che si crea tra il cane e un nucleo familiare, in un ambiente domestico, anche col rapporto con i bambini, nella prossima puntata. Quindi continuate a seguirci con Dario Capogrosso e me anche sui nostri canali Facebook, Dario Capogrosso, Pastore Transumante, e C. Alessandria. Alla prossima, prossima puntata. If you and I would fly away together, fly away forever, honey, I wouldn't mind. If you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter, pitter, patter. Didn't you know better?